Dopo la sconfitta impostaci dal Novara, i crotonesi ripartono con la voglia di ricominciare la scalata verso i playoff, non ancora fuori dalla nostra portata, che potrebbero ridiventare appetibili solo vincendo a Cittadella. I presupposti per far bene ci sono tutti, se consideriamo che la battuta d'arresto di sabato pomeriggio è solo ed esclusivamente riconducibile all'andamento di quelle partite che una volta presa una piega difficilmente la ridisegnano. Senza voler in nessun caso sminuire il valore dei piemontesi, sta di fatto però che i crotonesi hanno contribuito nella maggior parte con il loro atteggiamento tattico e mentale a far sì che la gara continuasse a svilupparsi proprio come desideravano gli avversari. Probabilmente abbattuti dalla terza segnatura ospite e forse demoralizzati dalle decisioni di Stefanini, decisamente in una giornata negativa, Galardo e compagni non sono riusciti a trovare la giusta forza morale per cercare di invertire la tendenza negativa. Ed è proprio a Galardo, come così ad Abruzzese, a Cutolo, a Viviani, a Rossotto e anche a Ginestra, che vogliamo ricordare come il Cittadella nella passata stagione ci costrinse ad abbandonare i sogni di gloria, pensando che queste ragioni potrebbero darci quella spinta in più, in primis per raggiungere la matematica salvezza e poi, visto il ripetersi degli eventi legati dallo stesso filo conduttore da ben 12 mesi, di ottenere in Veneto il lasciapassare per gli spareggi negatoci, come detto, l'anno scorso. E vista ancora la buona forma dei rossoblù, tentare non costa niente. L'Isola Caporizzuto, sabato pomeriggio, assoverato, ripartirà dal 2-1 ottenuto tra le proprie mura. Un risultato da difendere a tutti i costi per continuare la scalata verso il CND. Francesco, oggi hai dimostrato tutte le tue caratteristiche e qualità. Quel pallone, non te lo sei lasciato sfuggire, eh? No, è stata troppo una cosa istintiva. Poi sappiamo benissimo che ci tenevamo particolarmente, soprattutto per il nostro compagno Rina Zinnari, che ha avuto un brutto infortunio col Montalto. E, insomma, siamo felici, niente di più. La stessa cosa che ho chiesto ai tuoi amici e a Mister Caligiuri, il 2-1 secondo te è sufficiente? Ma sicuramente partiamo avvantaggiati con il 2-1 in casa, andremo là e cercheremo lo stesso di fare la partita. Poi sappiamo benissimo, siamo usciti compatti e da Montalto, quindi non vedo perché non dobbiamo provarci anche col Soverato. Serviranno le stesse doti profuse oggi in campo per aver ragione del Soverato sabato, eh? Sì, certamente è una grossa squadra. Per arrivare in finale, si sa, alla fine davano tutti per scontato il passaggio di Montalto e Scalea, e invece la finale è stata Isola Soverato. Certamente noi andremo a Soverato e ci giocheremo le nostre possibilità, e sapendo che abbiamo di fronte una grandissima squadra e ce la metteremo tutta. Bocca al lupo. Crepi. Giulio, ancora una volta noi ci risentiamo inoperoso, eh? Sì, ma va bene così. Speriamo che continui così pure, mister, perché ci è andata bene in semifinale. Speriamo ci vada bene anche per la partita di ritorno. Così come ho chiesto a Milano, il 2-1 è sufficiente per giocarsela lì? Mister, anche col Montalto abbiamo vinto 1-0 qui, siamo andati lì a Montalto soffrendo e siamo riusciti a prendere un pareggio. Possiamo ripeterlo anche a Soverato. La squadra come gioca in casa gioca fuori, quindi sono molto fiducioso. Sono molto fiducioso. Una buona squadra veramente il Soverato, eh. Sì, lo sapevamo perché insieme a noi è quello che gioca il calcio più bello in eccellenza. Quindi è una squadra molto in forma, una bella squadra e abbiamo fatto un grande risultato vincendo contro di loro. È vero.